Grazie signor Presidente. Signor Ministro, lei fino a poco tempo fa ha fatto anche il sindaco a Padova, quindi la prima domanda che mi pongo è questa, signor Ministro, ma un sindaco a Taranto che ha fatto per cercare di risolvere la questione dell'Ilva, visto che i sindaci comunque, anch'io l'ho fatto 20 anni, hanno qualche potere di cercare appunto di cambiare le cose quando non vanno bene? E non ho sentito da lei, signor Ministro, nella sua relazione che in Puglia c'è un governatore, si chiama Vendola, che da 7-8 anni fa il governatore e non l'ha neanche citato, ma un governatore di una regione così importante come la Puglia, che si vanta di fare dell'ambiente, dell'energia pulita, di tutto quanto ne concerne. Cosa ha fatto il governatore della Puglia? Lei non me l'ha detto nel suo intervento. Ho sentito l'intervento della deputata che ovviamente fa riferimento a Selle, quindi a Vendola, dicendo che sono state fatte delle leggi che hanno cercato di bloccarle, ma se il risultato è questo si vede che le leggi non hanno fatte tanto bene, perché il risultato è pietoso. Noi abbiamo una situazione dove ci sono tra indotto e lavoratori diretti circa 25.000 persone che rischiano di stare a piedi, e nello stesso tempo abbiamo un governatore di una regione che si vanta di fare dell'ambiente la sua bandiera, con un disastro ambientale che praticamente non è stato neanche affrontato. Nel frattempo sono andati un sacco di soldi che non sono neanche capaci di spendere. Allora, se già il governo Monti e la Lega già nella precedente legislatura aveva detto che il governo Monti aveva fatto solo, diciamo così, un provvedimento, un decreto di facciata, perché poi abbiamo visto il risultato. Se abbiamo poi nella Repubblica delle Banane, perché questa è la storia, e cioè che c'è uno Stato che si contrappone alla magistratura, cioè due punti di riferimento, si contrappongono con il risultato che l'ambiente non c'è, che la sicurezza non c'è, che i lavoratori perdono il posto di lavoro, che non c'è la salute, che gli abitanti sono in difficoltà e hanno paura, ditemi che cosa ha fatto questo Stato, se non quello della Repubblica delle Banane. Allora, possiamo usare un po' il buon senso in questa situazione, perché non è solo Taranto che è comunque un fatto grave, ci sono poi i problemi dei lavoratori a Genova. Poi vorrei dire al Vice Ministro Fassina, magari quando uno parla, se puoi aspettare un attimo, io sto parlando col Ministro, mi sembra anche il caso che ci sia un po' di educazione. La ringrazio Fassina, visto che parla sempre di educazione, ce l'abbia un po' anche lei. Per quanto riguarda, dicevo, non c'è solo Taranto, c'è Genova, Novi Ligure, Racconigi, Marghera, Patrica, e vogliamo fare la fine di Bagnoli, dove alla fine non è stato fatto praticamente nulla, neanche la bonifica, non c'è più un posto di lavoro, è tutto lasciato lì a ramengo, come lo diciamo noi in Piemonte, zero assoluto. Questi sono i risultati che può portare uno Stato... Scusi, onorevole Bonanno, onorevole Marchi, la ringrazio. Grazie Presidente, questa volta mi ha preceduto. Da vecchi colleghi la ringrazio Presidente. Noi siamo contro la nazionalizzazione ovviamente, quindi di non mettere altri soldi. E poi alla fine vorrei anche dire, per quanto riguarda questa situazione, la politica industriale italiana all'estero fa ridere con queste situazioni, ma chi viene a investire nel nostro paese quando si vede che la magistratura fa di tutto per cercare di andare a colpire, perché comunque ci sono delle cose oggettive, e nello stesso tempo lo Stato fa la guerra alla magistratura perché non riesce a dare delle risposte? Abbiamo avuto un ex prefetto, quello di Milano, Ferrante, persona degnissima, che se n'è andato dalla disperazione con una serie di accuse anche per quello che ha fatto. Ma come si può andare avanti in questo paese? Come possiamo noi dire di essere l'ottavo paese del mondo industrializzato quando si vedono delle cose da Repubblica delle Banane? E chiudo con questo, signor Presidente. Noi chiediamo anche che ci siano gli interventi anche, come è stato stabilito, a Piombino, a Trieste, e chiediamo anche che i siti in queste situazioni, sono 57 in Italia, che non si pensi solo a Taranto, e che Vendola magari, oltre a fare il governatore della Puglia, invece di pensare molto più spesso all'adozione dei gay, magari pensi di più all'Ilva di Taranto che... Buonanno, ha concluso il tempo e la prego di attenersi alla materia, grazie. Difatti lo no, mi attengo. La prego. Mi attengo alla materia. No, non si sta attenendo. Onorevole Bonanno, la prego di concludere, grazie.